Questi semplici soldati che festeggiano con i nobili ci forniscono una delle chiavi della superiorità militare di Alessandro. In un'epoca in cui i professionisti della guerra non esistevano, egli aveva costituito un esercito permanente, un vero e proprio esercito professionale. Il vantaggio era considerevole sugli avversari che normalmente armavano i contadini, i quali, una volta terminata la guerra, tornavano al lavoro nei campi. Ma l'affresco ci insegna un'altra cosa su questi soldati: l'altezza smisurata delle loro lance, le famose sarisse. Non erano solo più lunghe di quelle degli avversari, ma Alessandro e il padre avevano escogitato una tecnica per maneggiarle nei combattimenti ravvicinati che assicurava ai guerrieri greci un vantaggio decisivo. Il professor Minor Markle ha ricostruito come la fanteria macedone utilizzava le famose sarisse. La dimostrazione viene fatta con lance identiche a quelle usate nell'antichità. Sono alte 5,50 m e pesano 6,20 kg. Bene, molto bene. No, da una parte all'altra la muovi lentamente. È facile tenerla ferma, ma ogni altro movimento diventa difficile. Il padre di Alessandro dotò i fanti di sarisse per renderli più agili. Infatti permettevano di alleggerirli dai pesanti scudi di bronzo. Nell'antichità le falangi armate di sarisse furono istituite quando Filippo, padre di Alessandro Magno, sviluppò una fanteria di professionisti, ossia uomini pagati per 12 mesi l'anno in modo da essere perfettamente addestrati, dato che l'utilizzo appropriato della sarissa richiede un addestramento accurato. Le truppe erano costituite da falangi di 50 soldati, una concezione che ispirerà più tardi anche gli strateghi romani. È importante che le prime quattro file, la fila 1, 2, 3 e 4, mantengano all'altezza giusta la loro sarissa, in modo che ognuna di loro sia proiettata in avanti, oltre la prima linea. Le file posteriori tengono le sarisse in alto, in diagonale, finché il soldato davanti non viene ucciso. Poi muovono in avanti la sarissa abbassandola. È una tecnica efficace, perché il nemico si trova di fronte a una barriera di punto verticale, oltre alla sezione frontale della falange. Questa disposizione intimidiva il nemico e poteva essere letale se non c'era un varco nei ranghi. Grazie alla sua fanteria di professionisti e le sue sarisse, alla sua perfetta padronanza di una nuova strategia di combattimento, Alessandro disponeva di un apparato militare determinante. Rimaneva solo da entrare in guerra.